Pizza è una parola conosciuta in tutto il mondo, vino e olio italiani si trovano sulle tavole americane e arabe, eppure sulla comunicazione del food and wine c'è ancora tanto da fare, specie a livello internazionale. A questo argomento è stato dedicato l'educational organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Orientale e dallo studio Valletta, che alla comunicazione dei prodotti agroalimentari ha dedicato un master organizzato in collaborazione con Italy. Marketing emozionale e neuroscienze sono le frontiere di un settore che inevitabilmente deve conciliare ragione e sensazioni. Noi abbiamo bisogno di comunicare i prodotti italiani, pugliesi in particolare, delle piccole e medie aziende in un mercato globale, e quindi approcciarsi, che ne so, al mercato cinese o di altri paesi dell'Oriente, che poi è il nostro territorio come Camera di Commercio Italo-Orientale, necessita anche di una conoscenza, di un'analisi approfondita anche sul piano antropologico del consumatore di quei paesi. All'incontro ha partecipato anche l'assessore alle attività produttive del comune di Bari, De Franchi, ha sottolineato come l'enogastronomia barese sia un settore trainante per l'economia. E quindi anche la comunicazione, il packaging deve corrispondere alle attese, alle aspettative di questi consumatori.